fare un bel set d'apertura. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. In questa nuova serie di video parleremo dei vari tipi di DJ set che si possono fare e come farli al meglio attraverso alcuni suggerimenti e linee di massima da seguire. Il primo da cui partiamo è l'apertura, per ovvi motivi. È anche uno dei momenti più sottovalutati e trascurati, se vogliamo, perché tutti, lo sappiamo, vorrebbero suonare nella parte centrale della serata, quando c'è gente, quando c'è il divertimento. E invece, fare una buona apertura è una caratteristica fondamentale per un bravo DJ e soprattutto per chi inizia, per chi fa un po' di gavetta, è uno dei momenti dove si impara di più e, se vogliamo, anche meglio come realizzare un bel DJ set. È uno dei momenti che, se vogliamo, preferisco, anche perché, per quelli che sono i miei gusti e la mia storia, mi piacciono quei DJ un po' old school alla Danny Tenaglia o Laurent Garnier, che amano suonare fin dall'inizio creando un ritmo e una, come dire, una scaletta sempre più incalzante a mano che il tempo passa e le aree si riempiono. Ecco quindi una serie di suggerimenti utili per realizzare un buon DJ set d'apertura. Innanzitutto, te la puoi prendere comoda, se vogliamo. Ora, il fatto che magari quando apre la serata non ci sia troppa gente non vuol dire che si possa fare qualsiasi cosa, tanto chi se ne frega. È opportuno intanto per chi lavora che si crei un'atmosfera piacevole e interessante e coerente con la serata che poi si andrà a sentire, ma soprattutto, visto che le persone entrano a poco, è opportuno che ognuno di esse abbia la fortuna o il piacere, meglio, di sentire qualcosa che sia adatto a quel momento. Quindi una cosa che eviterei è di partire troppo sparati inutilmente. Quindi si può utilizzare il set d'apertura per utilizzare musica che altrimenti non suoneresti. Per esempio brani con le intro lunghe, brani un po' più lenti, brani un pochino più di atmosfera, eccetera. Prepararti una serie di questi brani può essere utile a rendere il tuo set interessante fin dall'inizio. Di contro bisogna saper giocare con i ritmi. Non sai bene quando le persone arriveranno davvero, quando si riempirà davvero e quando ci sarà bisogno di alzare il ritmo. Quindi è opportuno in qualche modo saper palleggiare, ovvero saper far passare il tempo in maniera indolore, vogliamo anche perdendo tempo, comunque, di non utilizzare brani ancora non adatti perché troppo forti, diciamo così, e quindi saper tenere il ritmo lento, ma di contro sapere anche come accelerarlo. Ecco che per un buon set d'apertura devi avere varie opzioni sempre a disposizione. Devi avere le opzioni, come dire, se la serata prende bene fin da subito oppure se invece devi far passare un po' di tempo. E allora è sempre bene avere, appunto, varie strade e soprattutto sempre bene capire quando è il momento di incalzare con il ritmo. Un'altra cosa fondamentale davvero è pensare a cosa succederà dopo nel corso della serata e pensare anche a chi viene dopo di te. Lo sappiamo, i DJ sono sempre piuttosto egoisti e cercano di fare bene per sé. Però, soprattutto quando inizi la serata, è bene lasciare una buona situazione a chi entra subito dopo di te. E è bene lasciare una buona situazione in previsione di tutti gli altri. Quindi l'ideale sarebbe di sapere un po' cosa fa chi suona dopo di te, cosa fa l'ospite, che tipo di serata è, e se è una inaugurazione in assoluto, cercare di dare il tuo contributo affinché sia una serata interessante e possano poi gli altri trovarsi bene nel proseguirla. Quindi anche in questo caso è opportuno non esagerare, non farsi prendere la mano, ma anche lasciare una situazione di divertimento a chi viene dopo. Non devi giocarti tutte le tue carte e chiudere lasciando in difficoltà chi viene dopo. Lo sappiamo,
i DJ li fanno questi scherzi anche involontariamente, ma di questo magari ne parliamo un'altra volta, ovvero di come cavarsela dopo un set difficile. In questo caso sei tu il primo, hai modo di lasciare gli altri in buone condizioni e questo è quello che ti auguro. Il set d'apertura poi è un momento per provare i tuoi dischi, lo è un po' sempre. Ogni volta che suoni è giusto che tu abbia modo di provare la tua musica, sentire come suona, cosa magari vengono in mente delle idee da cambiare, soprattutto se sono ancora delle bozze. Però in apertura diciamo che puoi fare un po' meno danni che se sei nella parte centrale della serata. Se sei costretto a mantenere un ritmo, allora puoi rischiare di più difficilmente. Invece in apertura te lo puoi prendere qualche rischio in più. Sempre se fai musica coerente con il tipo di serata, il tipo di momento. Però diciamo che hai modo più di svariare, di essere particolare e anche di azzardare. E questi sono i miei consigli per un set d'apertura che sia più speziato possibile, più interessante, più carino, perché magari non c'è bisogno di essere così coinvolgenti come in altri momenti, allora si può osare. E in questo caso, sempre senza voler essere troppo strani e troppo difficili, troppo concettuali, però ci si può prendere qualche azzardo in più che non è consentito negli altri momenti ed è una caratteristica questa che ti consiglio di sfruttare, soprattutto per lasciare un buon segno, un buon ricordo e magari essere chiamato successivamente per riempire altri spazi della serata. In definitiva, un set d'apertura è piuttosto delicato perché è veramente importante che la serata inizi con il piede giusto, che ci sia l'atmosfera corretta, che ci sia un clima che possa portare al divertimento anche se è ancora presto e che chi fa il DJ all'inizio sia al servizio degli altri e della serata. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.